Ciao a tutti, allora facciamo un video di storia un po' particolare, nel senso che vediamo sì l'imperatore Giustiniano, ma quello che mi interessa è il metodo di studio, ok? Lavoriamo sul metodo di studio, come devo fare a studiare un capitolo di storia. Allora, io uso spessissimo e faccio imparare a usare ai miei alunni il metodo delle 5 V, quelle che si usano anche per scrivere gli articoli, no? Per intenderci what, where, when, eccetera. Quindi chi, dove, cosa succede, quando, perché succede questa cosa, magari in alcuni casi mettiamo anche come. Ogni volta che studiate un argomento dovete chiedervi queste domande, cioè dovete sapere queste cose: di cosa sto parlando, dove sono, quando succede, perché succede quella cosa lì e via dicendo, perché il libro di testo naturalmente fa un discorso, ok, inserisce tutta una serie di paragrafi raccontando gli avvenimenti. Per capirli e per comprenderli bene io devo individuare queste domande chiave. Se poi faccio anche una mappa come quella che ho fatto io qui adesso, non l'ho fatta a computer perché non ho tempo, sono troppo incasinata, quindi velocissima a mano, ancora meglio, perché quando poi si tratta di ripassare vado a vedere qui una volta che ho studiato sul libro. Allora, partiamo dalle doppie V facili, cioè di chi parliamo, dove siamo e quando. In particolare per quanto riguarda l'imperatore Giustiniano, appunto, chi era? Un imperatore, yeah, ci siamo. Dove è vissuto, dove ha operato? Nell'impero romano d'Oriente, ho detto anche impero bizantino perché l'antica capitale era Bisanzio. E quando? Nel VI secolo d.C. Io qui ho messo delle date precise che ai miei alunni non chiedo mai, a parte alcune date chiave. A me interessano fondamentalmente i secoli, mi interessa sapere che se un avvenimento è avvenuto prima o dopo o contemporaneamente un altro, più che imparare a memoria tante date, ok? Ribadisco come al solito che sto parlando per alunni della scuola media, ok? E metodo di studio che vale sicuramente per loro. Poi andiamo sulla questione più importante: cosa ha fatto? Allora, logicamente, come tutti gli imperatori, che tra l'altro ha governato per così tanti anni, ha fatto una marea di cose. Giustiniano, ci hanno scritto i libri sopra e va bene. Per cosa in particolare viene ricordato? Due cose. Allora, vado a fare due freccette, fossero state 3, 4, 5, avrei fatto appunto un ugual numero di freccette. Partiamo da queste, dalle guerre. Lui ha fatto numerose guerre, guerre contro i germani, così contro i cosiddetti popoli barbari. In particolare vado qui a specificare di quale guerre sto parlando. Ha combattuto in Africa contro i Vandali, in Spagna contro i Visigoti, in Italia contro gli Ostrogoti. Anche qui, per ognuna di queste guerre ci sarebbero un sacco di cose da dire, ma mi interessa, i nostri libri di testo in particolare parlano fondamentalmente della guerra contro gli Ostrogoti in Italia per il semplice fatto che è avvenuta in Italia. Noi fossimo spagnoli, i nostri libri di testo parlerebbero in particolare di questa. Allora, qui vado a specificare ulteriormente che questa guerra è stata chiamata appunto greco-gotica. I greci erano immedesimati con i romani d'Oriente, che è stata una guerra molto lunga, è durata addirittura 20 anni, e al termine di questa guerra, vinta sì da Giustiniano, dai bizantini, la capitale della penisola italica è stata spostata a Ravenna, dove è stato posto un esarca, cioè un sostituto dell'imperatore. Ravenna è stata scelta perché c'era il porto ed era facile da lì poi raggiungere, facile per i tempi di allora, e poi raggiungere appunto Bisanzio, la capitale dell'impero d'Oriente. Tra l'altro Ravenna era allora circondata da numerose paludi, quindi era difficile da espugnare, e tanto è vero che anche dopo, quando arriveranno i Longobardi in Italia, Ravenna la lasceranno stare perché non riusciranno effettivamente a conquistarla. Allora, questa è la faccenda guerra contro i Germani. Una volta che ho capito che cosa ha fatto Giustiniano, devo capire perché l'ha fatto. Il perché, ragazzi, è sempre la domanda più importante. Se io capisco il perché delle cose, capisco davvero il significato di quello che sto studiando.
Perché magari una data la posso imparare a memoria, un luogo anche, no? Però capire cosa succede, perché soprattutto quella cosa succede, è quello che veramente mi fa comprendere appunto il significato di quello che sto studiando. Allora, perché Giustiniano si è messo a combattere praticamente per tutta la vita contro questi popoli barbari? Poi, ragazzi, non era lui che materialmente combatteva, ok? Erano i suoi generali, il suo esercito, ma lui ha fatto naturalmente organizzare questi eserciti e li ha mandati nella parte occidentale dell'impero per combattere contro questi popoli. L'ha fatto perché lui voleva riunire l'impero romano d'Oriente con quello d'Occidente. Quello d'Occidente era caduto, era finito nel 476 d.C., ok? Quindi lui però si riteneva il depositario del potere dell'intero impero. E quindi dice: no, lì io ci devo governare ancora io. Quando lui prende il potere nella parte orientale, sostiene di dover ancora ricontrollare la parte occidentale dell'impero. C'è da dire che ce la fa, ragazzi, perché lui vince tutte queste guerre, anche quella lunga dei 20 anni contro gli Ostrogoti. C'è anche da dire che pochi anni dopo la sua morte tutto ritorna più o meno come prima, perché di fatto i barbari si riprendono queste terre. Anche in Italia, vi ho già detto, scenderanno dal nord i Longobardi e si riprenderanno non tutta, ma quasi tutta la penisola. Tra l'altro, Italia, che non è che ci guadagni molto nell'essere stata liberata dagli Ostrogoti, perché i bizantini la subissano di tasse di ogni genere tipo, gliela fanno in un certo senso pagare per gli anni di guerra che hanno dovuto combattere per noi, in un certo senso. Quindi dicono: vi abbiamo liberato dagli Ostrogoti, abbiamo sostenuto una guerra lunga 20 anni, però adesso voi in qualche modo ci ripagate, e quindi sono mazzate di tasse che ci arrivano sulla testa. Quindi quando poi arrivano i Longobardi, non è che siamo stati così scontenti del loro arrivo, perché con i bizantini non è che stessimo benissimo, ok? Poi in realtà cadiamo dalla padella alla brace, ma fa niente. Andiamo a vedere la seconda cosa importante per cui Giustiniano viene ricordato. Quindi l'altra cosa è il Corpus Iuris Civilis, che è una raccolta di leggi. Anche qui non è che Giustiniano si mette lì a scrivere, a fare, a studiare, fa fare questo lavoro, però se non l'avesse deciso lui, non sarebbe stato fatto. Lui affida ai suoi funzionari questo compito, in particolare a uno che si chiamava Triboniano, ci mettono un po' di anni, ma fanno questo lavoro immenso. Cos'è il Corpus Iuris Civilis? Praticamente, ragazzi, è un appunto raccolta di leggi, perché Giustiniano fa riprendere in mano tutte le leggi che c'erano da quando era stato fondato, da quando c'era Roma, da quando era stato fondato l'Impero Romano, ed erano tantissime leggi, ed erano molto confusionarie, nel senso che erano secoli e secoli che queste leggi erano state scritte e non erano mai state di fatto sistemate. Quindi cosa succede? Lui dà proprio questo compito, dà il compito di leggere tutte le leggi, di riscrivere, di ordinarle, di sistemarle, di togliere i doppioni magari che c'erano, di eliminare quelle che non servivano più perché erano troppo antiche, ok? Ed esce fuori questa raccolta di leggi, tra l'altro divisa in 4 parti, troverete su tutti i libri le 4 parti e via dicendo. Adesso non stiamo a dirle. A me interessa che voi sappiate perché fa questo lavoro, perché fa fare questo lavoro. Fa fare questo lavoro, per come ho scritto qui, per mettere ordine nelle leggi, appunto per rendere lo Stato più solido. Perché? Perché uno Stato senza leggi sicure, regole certe, naturalmente è uno Stato dove ognuno può fare quello che vuole. Io faccio sempre l'esempio, ragazzi: se a scuola non ci fosse un regolamento preciso, ad esempio, che stabilisce da noi le lezioni iniziano alle 7:55, ok? Se non ci fosse il regolamento che lo stabilisce, ognuno potrebbe venire a scuola quando vuole. Vabbè, io arrivo alle 10:30 perché dormo fino a tardi, e va bene, poi voglio vedere cosa combiniamo. Quindi senza regole, senza leggi sarebbe un bel problema. Quindi Giustiniano vuole poter governare l'impero in modo più sicuro, in modo più preciso, appunto avendo delle leggi che tutti debbano rispettare. Ecco perché fa fare questo lavoro. Tra l'altro, ragazzi, tra le due cose, tra gli anni e anni di guerra
guerre che lui ha fatto e il Corpus Iuris Civilis, quello per cui ha avuto davvero successo è stato questo. Il Corpus Iuris Civilis contiene dei principi legali fondamentali che sono sopravvissuti fino ai giorni nostri. Verrà un po' diciamo messo in disparte nel 1804 quando arriverà il codice napoleonico, che è ancora più naturalmente moderno e diventerà veramente un esempio da prendere per le leggi moderne. Però anche questo lavoro è stato un lavoro immane, che ha avuto davvero i suoi frutti e che ha funzionato tantissimo, molto più delle guerre. Le guerre, ripeto, dopo pochi anni che erano state terminate, in realtà i germani sono ritornati e hanno fatto un po' quello che volevano. Allora, ragazzi, se io ho una visione di questo genere del personaggio, io capisco veramente il personaggio. Poi naturalmente vado ad approfondire, io posso leggere dei documenti, qualcosa che mi aiuti a capire meglio cos'è il Corpus Iuris Civilis, come è stata la guerra greco-gotica, sicuramente, però ho almeno le idee fondamentali su questo personaggio organizzate in un certo modo, e anche per l'interrogazione questa cosa mi aiuta perché io nell'interrogazione so che devo seguire un ordine preciso, non è che posso iniziare a dire, ecco, allora Giustiniano prima di tutto ha fatto le guerre contro, no. Prima di tutto dico chi era Giustiniano, dove e quando è vissuto, poi andrò a dire cosa ha fatto e perché ha fatto queste cose. Quindi seguire questo schema mi aiuta anche nell'esposizione orale. Io dico sempre ai ragazzi, tenetevelo davanti quando esponete la prima volta, poi coprite in qualche modo appunto le parti scritte, tenete magari solo le domande guida ed esponete senza guardare, poi così vi esercitate per l'interrogazione. Spero di essere stata chiara, spero che il video sia stato per voi interessante. Vi saluto al prossimo. Allora, mi hanno detto che non sorrido spessissimo quando faccio i video, quindi vedete, ecco, adesso sto sorridendo, anzi ridendo, e mi hanno anche detto che alla fine abbasso sempre lo sguardo, ma per forza, perché ragazzi, devo schiacciare F10 per fermare la registrazione, per cui per forza devo fare questo lavoro. Però adesso ho puntato il dito e schiaccio, ok, senza abbassare lo sguardo. Ciao a tutti!